CR7, attenzione, il pallone è dentro. Allora ancora. Bello il pallone dentro. Attenzione a Cristiano Ronaldo al tiro, il gol! Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi ragazzi sul MyClub di PES 2016. E come vedete ragazzi siamo nella divisione 7 e dopo l'ultimo episodio che abbiamo ottenuto due vittorie siamo a 6 punti. Quindi ragazzi in questo episodio potremmo, facendo due vittorie, raggiungere la salvezza e quindi poi puntare dritti alla promozione. Oppure insomma, se dovessimo perdere dobbiamo aspettare ancora un po'. Comunque ragazzi abbiamo ancora a disposizione diverse partite. Quindi ragazzi andiamo a vedere subito la formazione del nostro primo avversario. Quindi, ragazzi, ecco qui il nostro prossimo avversario. Come vedete ha Gudjonsen, Biabiani e Caleon, Ljajic, Guarin, Gabi, Almiro, Garay, Marcano, Simpson e Claudio Bravo in porta. Quindi una formazione buona. Io ragazzi sto con la stessa formazione dell'altra volta, con Leali, Kolarov, Godin, Mascherano, Lam, De Jong, Isco, Suraro, Pereira, in avanti Robert Lewandowski e CR7. Okay, ragazzi andiamo a vedere quindi come andrà questa partita. Eccoci qui ragazzi, giunti alla prima partita del giorno. Vediamo subito come va ragazzi. Speriamo di ottenere già i primi tre punti. Pereira si allunga palla. Allora attenzione ancora lui. Pallone messo dentro. Il tiro al volo fuori. Subito pericolo ragazzi. Il nostro avversario vicinissimo al gol. CR7, attenzione, pallone dentro. Allora ancora. Bello il pallone dentro. Cristiano Ronaldo al tiro, il gol. Passiamo in vantaggio. CR7. CR7. Gol mancato, gol subito. 1-0 per noi. Qua ancora Guarin. Tiro da fuori ragazzi, di pochissimo fuori. Pallone recuperato, pallone ancora dentro. Attenzione qui, Isco. Isco solo, il gol. Raddoppiamo. A distanza di pochissimo. 2-0 per noi ragazzi. Tredicesimo. Qua ancora Lewandowski buttato giù. C'è fallo, giusto. Ragazzi sta leggermente laggando, la cosa mi preoccupa. Pereira dentro per Robert. Robert Lewandowski verso CR7. Ragazzi qua c'è il lag che continua a dare fastidio. Se cade la connessione un cazzo come una iena. Allora diamola dentro ragazzi. Per CR7. CR7 allo scatto. CR7. 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 Al tiro, il gol. 3-0. Non stava succedendo più nulla. Lampo. CR7. 3-0 per noi. Ancora qui. E finisce il primo tempo ragazzi. Un primo tempo nel quale non è successo quasi nulla. Due tiri suoi e tre gol mio. Vedete qui 4 tiri io e 3 lui. Andiamo a vedere come va il secondo tempo. Pallone ancora dentro, attenzione qui. Pallone, no, l'autorete subito ragazzi. Autorete, molto fortunosa. 3-1. Sono qua che se n'è andato. Ma bravissimo Godin. Allora pallone dentro, Isco, Lewandowski, CR7. CR7 ancora. Ha visto lo scatto, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, il gol. 4-1. Ci riportiamo a 3 gol di distanza. 4-1 di Robert. Lavandino Lewandowski. Così. Qua recupera tutto Nigel De Jong. Pallone dentro verso Robert Pereira, fermato. Poi cadendo recupera palla. CR7 si trova la palla lì. Qua grande numero. Isco dentro verso CR7 che toglie palla. CR7 se ne va. Cristiano Ronaldo è scatenato ragazzi, punizione. Proviamo da qua, vediamo se riesco. Attenzione a CR7, la sua rincorsa, parte CR7, la punizione è fuori di pochissimo ragazzi. Isco prova il tiro, deviato, c'è Cristiano Ronaldo là e c'è il gol ragazzi. Era lì CR7, 5-1 per noi. Ragazzi siamo ormai già nei minuti di recupero. Partita finita, infatti ecco qua ragazzi, la partita è finita, 5-1 per noi, altri tre punti canalati, partita nel quale non è successo praticamente nulla, perché l'avversario era molto, sì faceva molto pressing ma poi poco gioco. Ok ragazzi andiamo a vedere il secondo avversario di questo episodio. Ok ragazzi, allora prima di andare alla seconda partita, questo è il quadro, vedete ho due sconfitte, la prima 3-0 mi è caduta la partita, quindi ho deciso di farne un'altra. Che ovviamente stavo registrando. E ragazzi l'ho persa 3
1-1 e ho avuto comunque ancora problemi di lag. La partita era a scatti, quindi ragazzi, è venuta veramente, cioè, è venuto mal di testa a giocare, è venuta registrata male perché va a scatti, ho preso 3-1. Ragazzi, questa è l'ultima partita che provo a registrare. Se anche questa partita dovesse darmi problemi di lag, come sto avendo, vi porto comunque quest'ultima partita, ragazzi, oppure vi dirò che la seconda non è stata registrata per motivi di lag. Ragazzi, così vedete, perdo partite e vi tolgo la possibilità comunque di arrivare a 14 punti, che sarebbe la promozione. Ok, ragazzi, andiamo a provare a vedere se riusciamo a giocare la seconda partita del giorno. Ok, ragazzi, eccoci qui col mio secondo avversario. Come vedete, ha una formazione molto molto forte. C'è Podolski in avanti, Samoa, Walcott, Hamsik e Boateng a centrocampo, Gonal come mediano, poi Kolarov, Camilleri, Yang Ambigua e Carvajal e infine Enyama in porta. Quindi ragazzi, dobbiamo fare attenzione. Io sono con la solita formazione, solo che Ronaldo il prestito mi è terminato, quindi ho rimesso Mati a destro. Bagio è tornato, quindi trequartista. E ragazzi, a centrocampo ho tolto Isco e ho messo Van Ginkel, perché altrimenti il costo di gestione di Hakimi non era troppo elevato. Ok ragazzi, andiamo a vedere come va quindi questa seconda partita. Eccoci giunti ragazzi, Siamo quasi. seconda partita del giorno. Dobbiamo cercare di portare altri 3 punti a casa. Ragazzi, guardate qua, iniziano i problemi di lag. Lewandowski ha saltato il primo avversario. Ancora Lewandowski, salta il secondo. Lewandowski come un calo armato. All'indietro qua. Ragazzi, continua il lag. Impressionante il lag, ragazzi. E il tiro, la parata, ragazzi. Ma continua il lag. Non riesco a giocare bene, ragazzi. Lam ancora, scatta Lam. Lam. Proverà il cross dal centro, il cross, colpo e non riesce a fare nulla. Van Ginkel, ragazzi, Van Ginkel. Finisce un primo tempo, ragazzi, noiosissimo, senza azioni o quasi. Ecco qua, ragazzi, continua sto cazzo di lag, maledizione. Attenzione qua, palla dentro, verso Mattia Destro, che è solo, Mattia Destro al tiro, la parata, porca puttana. Dai! Qua attenzione alle ali che esce benissimo. Lewandowski dentro. Lewandowski si allunga tantissimo palla. Perché? 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 Pallone ancora dentro. Lewandowski, come sempre anticipato, ragazzi, finisce una partita totalmente noiosa. 0-0, ragazzi, ma lag. I giocatori che non prendevano palla. Guardate, zero tiri mi ha segnalato. Cioè, avete visto la partita voi con zero tiri? E io non lo so, ragazzi, questo qui che giocava solo a difendere e basta, cioè una persona che gioca a PES per difendere soltanto, per me non è un giocatore. Cioè ha fatto qualche tiro, ma ragazzi pensava solo a difendere. Ok ragazzi, allora, questo è il tabellone, siamo a 10 punti, quindi ci manca un punto per non retrocedere e 4 punti per andare in divisione 6. Ragazzi, spero di farcela perché, insomma, soprattutto dopo che mi si è disconnesso una partita, ne ho perso un'altra per colpa del lag fortissimo e ho pareggiato un'altra comunque giocata condizionata dal lag, perché sono un paio di giorni che sto registrando anche su FIFA, ho problemi seri di lag, non ho capito il perché. Ragazzi, comunque, un solo punto per retrocedere, cioè dovrei fare almeno rimanere in divisione 7, almeno spero, tranne se nelle prossime 4 partite non succede il putiferio, che non lo so che cosa. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un like per sostenere la serie, commentate se avete qualcosa da dire, fatemi sapere se anche voi state avendo problemi con il lag e se avete trovato anche voi ragazzi gamers che pensano soltanto a difendersi e non attaccano, ma stanno praticamente 11 dietro la linea della palla pensando solo a difendere. Fatemi sapere se anche voi è capitato di trovare questo tipo di gente. Ragazzi, mi raccomando, se non avete fatto iscrivetevi al canale, consigliate ai vostri amici. Sotto, come sempre, trovate i miei contatti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e Snapchat. Qui da Angionero83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers!